Buongiorno a tutti, sono molto felice di essere invitata al vostro seminario, una città famosissima nel mondo dell'arte. Oggi spero di passare un tempo di gioia con Acquarello. Grazie. I'm so happy to be here and having demonstration in such a holy place. It's a little bit worried about me, so then I prepare real lily's flower. It's my pleasure and like a Mary's flower, so. Thank you.
è molto emozionata, ovviamente se lo vedete, no? Però l'emozione più grande gli deriva dal fatto di vivere e di poter dipingere in un posto così sacro come è questo, no? Questo in effetti è un luogo che in origine era utilizzato come oratorio, quindi pensate quanto in questo luogo in effetti di energia, di preghiera, di sacralità è stato già fatto. Probabilmente il luogo mantiene ancora questa sacralità. E ha detto che ha scelto questi fiori, il giglio, perché il giglio nella loro cultura è il simbolo del matrimonio. E Fabriana in acquarello è nata, e lo dico con grande forza, ma lo dico perché è effettivamente così, è nata dalla volontà e dalla mente di tante persone che tutte quante insieme hanno voluto che Fabriano diventasse uno dei luoghi centrali nel mondo dell'arte contemporanea, in particolare l'arte contemporanea che è legata all'eccellenza locale, che è la carta. Nel 2006 io insieme ad altri artisti del territorio fabrianese, un bel gruppo di artisti per la verità, fra cui Massimo Melchiorri, Franco Zingaretti, Renzo Barbarossa, Fabrizio Mosché e tanti altri, abbiamo deciso che avremmo dovuto cominciare a lavorare in maniera importante per il nostro territorio in un momento in cui si cominciava a sentire una grande crisi economica e dal punto di vista lavorativo e dal punto di vista economico. E in un momento in cui abbiamo pensato che la nostra passione artistica, la nostra volontà di valorizzare questo territorio poteva essere anche fondamentale per risvegliare le coscienze delle persone che in questa terra abitano, perché potessero fare leva sulle eccellenze delle bellezze locali e delle radici culturali locali, e perché Fabriano anche potesse diventare attrattiva dal punto di vista culturale e turistico, così come tanti altri territori intorno a noi. Da qui è nata la volontà di costruire questa associazione culturale che si chiama In Arte e che è poi stata l'artefice di tutto il percorso di arti contemporanee, così come l'abbiamo evoluta negli anni, e soprattutto della pittura d'acquarello. L'ambizione di Fabriano era quella di portare il mondo artistico dell'acquarello a centrarlo a Fabriano, e sembrava un progetto molto ambizioso.
Io avevo detto, proprio sentendo l'unicità di Fabriano e la competenza e l'entusiasmo e la partecipazione che mettevano gli organizzatori, da Anna Massinissa a tutta l'organizzazione di Fabriano, che Fabriano sarebbe stato l'ombelico del mondo dell'acquarello. Beh, per il 2021 non l'ipotizzo tanto, perché Fabriano già con oggi ha dato prova di voler sopravvivere a questo momento tragico. Gli artisti si sono spinti già oggi a concretizzare, a definire la volontà di proseguire in questa loro strada di condivisione. Per il 21 credo che non cambieranno tanto le cose, anche perché noi dipendiamo sempre dalla situazione del mondo, la situazione che il Covid purtroppo ci ha imposto. Per il 2022, premesso che il Covid si è superato, io credo, voglio essere un sognatore in questo caso, credo in una Fabriano in cui ci ritroveremo tutti insieme di nuovo a viaggiare per le strade di Fabriano, a condividere le nostre emozioni, a raccontarci quello che è stata questa clausura del Covid, e per di più una Fabriano che ha imparato a maneggiare gli strumenti del web, gli strumenti virtuali, in un modo ancora più adeguato rispetto a prima. Ecco, noi vedremo l'arte che sarà coniugata alla tecnologia. Ecco, una Fabriano che sarà tecnologica, ma nello stesso tempo l'arte sarà potenziata dal desiderio stesso di ritrovarsi di nuovo insieme. Ecco, questo è secondo me l'immagine di una Fabriano prossima, dopo Covid, post-Covid. Thank you.
La realtà di Fabriano io l'ho scoperta 7 anni fa, no? Quindi in un recente passato, e partecipo attivamente da 5 anni a questa parte come coadiuvatore, diciamo, come promotore dell'organizzazione. Loro usano questa parola leader, che è un po' roboante. In realtà la parola leader non è altro che un qualcuno che fa da collettore per gli altri pittori e li aiuta a divulgare le informazioni, a prendere gli acquerelli e a sviluppare l'intero processo. L'acqua è sostanzialmente, in questa tecnica, per come la interpreto io, va lasciata libera. Io infatti non intendo l'acquarello da un punto di vista iperrealista, ma è quasi impressionista. Quindi l'acqua, non avendo necessità di confini, dovendo essere liberata, è un qualcosa che non posso controllare più di tanto. Quindi io mi devo fidare di quello che fa l'acqua, è un processo esterno a me. A questo mi riferisco quando non posso controllare io personalmente quello che fa l'acqua, ma voglio lasciarla libera, quindi mi devo fidare di un ente terzo esterno a me stesso. Per me è innanzitutto un momento di condivisione, perché, ripeto, ci sono persone che provengono da tutto il mondo, quindi oltre ad esserci una commistione di culture, c'è anche una commistione di tecniche, di modo di vedere l'acquerello in modo diverso. È una cosa meravigliosa, perché la contaminazione poi ti permette di crescere come persona e come artista.